Non vorrei dirlo, ragazzi, ma credo proprio che ci siamo persi. Niente paura! La mia memoria fonografica ci indicherà la strada. Oh no! Siamo spacciati! Abbiamo così fame che sembriamo una squadra di termiti chiuse in un sottomarino. Ho dovuto mangiare insetti morti per tutto il weekend. Tra l'altro hanno un sapore disgustoso. Vuoi assaggiare? No, sto bene. Mi sento in imbarazzo per lui. Patrick, dove hai messo i pantaloni? Non li voglio più. Voglio essere libero. No, dove vai? Fermati. Almeno mettiti le scarpe. Giammai. Oh, cavolo. Alla faccia del fuoricampo. A me non sembra molto stabile. Dai, non fare il bambino, SpongeBob. Sta attento, Patrick. Dopo di voi. Ok. Questo? Assolutamente sicuro! Ciao amici! Indovinate chi è venuto a trovarmi? Per favore, SpongeBob, stiamo giocando a scacchi e per qualche motivo Patrick ha già vinto 37 partite! Io adoro gli scacchi! Sono così buoni e gustosi! Mi piacciono soprattutto nel gelato! Ho detto scacchi! Non pistacchi! Oh! Ecco perché il mio panino ha un sapore così strano! Oh no! Ok. Ciao, acciuga. Mip. Mop. Di solito non dicono mip. È meglio non immischiarsi. Fa parte di una nuova clicca. Clicca? No, clicca. Mop, 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 mop. No, dice di chiamarsi Chovy e che è stanco di essere uguale ai suoi simili. Lui vorrebbe distinguersi dalle altre acciughe per la sua personalità. Ho studiato l'acciughese, per questo lo capisco. Mop, mop. Il problema è che non ha ancora deciso quale personalità vorrebbe avere. Niente paura, Chovy, ci aiutiamo noi. Batti il 5. Va bene, ti aiuto anch'io. Che non ti venga in mente però di copiare la mia affabile persona o mi arrabbio. Ecco fatto. Avevi ragione, si completano a vicenda. Non sei neanche capace di imitarmi come si deve. È così che si fa. Ehi, mi è venuta sete! Ma che fai? Ho ancora sete! Fermo, Patrick! Ho ancora sete! Ho sete, ho sete, ho sete! Ho sete! Ho sete! Ho sete! Scommetto che qui troverò dell'acqua! Patrick, quando non c'è Mr. Crab è vietato entrare qui dentro! Ah, ora mi sento meglio! Dai, fa un sorso anche tu! No, sono a posto. Corpus. Strano nome per un'acqua minerale. Patrick, non era acqua minerale. Hai bevuto la nave in bottiglia di Mr. Crab. Oh oh. No. Coraggio,
corda. Ti ho detto di no. Via! Oh, oh. Patrick, no! Oh. Se non riesco a far uscire SpongeBob di prigione, allora vorrà dire che andrò in prigione anch'io. Ecco, scatenerò un'ondata di criminalità per tutto il... I bebè non possono giocare a Cellai! Non hanno sviluppato il cervello! Wow! Un Cellai triplo! Nessuno ci aveva mai provato prima! Grandioso! Perla è appena entrata nella storia! Potevi arrivarci anche tu, stupido cervello! Guarda che ti faccio il solletico! Vuoi che ti faccia il solletico? È così! Dai, adesso basta giocare! Mostrami cosa mi hai portato di buono! Scarpe? Qualcuno ha ordinato delle scarpe? Io prendo un mocassino con le olive e un paio di tacchi sotto cieco! Dov'è il furgone con le cipolle? Molto bene! Ecco l'arma perfetta per dare la caccia a un furgone! L'asta di livello del motore! Prego, ragazzi! Asta! 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 Furgone del cibo! 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 Non mi toccare, Shai! Mi avevo detto di non fare rumore! Una tazza di tè? Oh sì, per favore! Posso avere una focaccina? Molto strano. Stavolta non ci casco! Sta lontano! No! Forza, sei quasi arrivato! No, no! Ti prego, non farlo! Sono troppo giovane! Ce l'hai! No! Va bene adesso, basta! E beh, che avete? Buongiorno! Aspetta, hai qualcosa sulla testa! Aio! Bisogna sempre cominciare prima dagli angoli, tassello dopo tassello! In nome di Nettuno, cosa state facendo voi due? Cerchiamo di aggiudicarci il distintivo del pericolo! Zuccone, quello è il distintivo del Ranger, non il distintivo del pericolo! Sembra molto interessante! Tu ce l'hai il distintivo del Ranger? Ecco, una volta ho provato a ottenerlo. Vi consiglio vivamente di lasciar perdere. Secondo me dovreste provare con qualcosa di più semplice. Il distintivo del silenzio? No! Allora, quello del ritorno a casa? No! Vediamo. Ah, ecco qui il distintivo dei nuovi amici. Vi servono solamente 4 firme. Ehi, Squiddy, ti va di essere mio amico? Ehi, SpongeBob, ti va di essere mio amico? A pensarci bene, però non vale. Noi siamo già amici. Sarà, ma è un'amicizia che ostacola l'ottenimento del distintivo. Ehi, ci sono tanti potenziali amici nel campo estivo. D'accordo. Ma sappi che se mi intralci di nuovo, ti distruggo, sono stati... Che bravi, siete molto coraggiosi. Oppure molto sciocchi ad avventurarvi in questo luogo tenebroso. Sciocchi, noi siamo molto sciocchi. Anche noi lo siamo, noi siamo le Roxy. Salutate il nostro compagno di capanno, Jimmy.
piacere. Sì, molto piacere. Non preoccuparti, ha lo stesso sapore dello sciroppo d'acero. Oh, oh, che buono! Benvenuti! Mio nome è Predatori. Questa è la mia tela, l'ho tessuta stamani. Gran bel lavoro! Per caso fai anche i rammendi? Allora, tanto per sapere chi di voi è il capo del capanno. Ehi, Kid! Kid ferrato. Oh, com'è tardi! È arrivata l'ora di perire, cioè, di dormire! Cosa? Ehi, come avete ottenuto i distintivi? Beh, facendo... attività da campo, notturne! Vogliamo anche noi i distintivi notturni? Siete fortunati, possiamo aiutarvi! Grazie! Patrick, guarda lassù! La nuovissima barretta di cioccolato crunch! Ora sì che si ragiona! Cioccolato! 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 Ecco a lei! Ah, adesso basta! Ne ho abbastanza di voi due straccioni! Non ho tempo da perdere io! Non fatevi vedere finché non avrete dei soldi veri! Ma noi volevamo comprare qualcosa! Questa è in vendita! Volete acquistare questo rottame? Oh, volevo dire, questa rarissima pala dei pirati in perfette condizioni? Certo, nessun problema. La pala dei pirati! Siamo pirati noi due! Sì! Dubi, 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 dubi! Andiamo a sotterrare il tesoro! Ho la mappa con me! Il tesoro è da quella parte! X indica il punto esatto. Oh, ma allora siamo arrivati. Oh, è troppo lenta. È pazzesco. Preparati perché non crederai ai tuoi occhi. Tesoro sepolto! Siamo ricchi! Siamo pieni di soldi! Possiamo comprare di tutto! Ora noi possiamo comprare qualunque cosa! Mi è venuta un'idea! Intrufoliamoci nella messa e prendiamo qualcosa da mangiare! Non è contro il regolamento! Fai tenerezza, tanto sei ingenuo. Vedi, una cosa è il regolamento e un'altra sono le regole dello stomaco. Niente da fare, è bloccata. Se mi hanno dato questo distintivo, ci sarà pure una ragione. Tu hai trovato qualcosa? No, solo una lattina, ma è vuota purtroppo. Strano, quando l'ho trovata io non era vuota. Devono esserci per forza delle scorte di cibo. Dove stiamo andando? Guarda, la cucina continua qui sotto. Salve, Mr. Crab, va tutto bene? Ma come sei bello! Se sapessimo dove Plankton tiene le scorte, saremmo a cavallo. Ciao, giovani esploratori. Volete che vi aiuti a trovare del cibo? SpongeBob! Il pattino è posseduto da un fantasma! No, Patrick, i fantasmi non esistono. È un pattino a rotelle magico. Prego! Oh!
mi sembra vero! Finalmente possiamo mangiare! No! Perché mi viene negato il diritto di saziarmi? Quando succede, Plankton fa così. Ragazzi! Grazie, Patino Rotellematico! Forse avrei dovuto avvertirli degli effetti collaterali. Oggi è il primo giorno della stagione delle meduse! Quindi, quando sentirete il fischietto, partiamo in guardia! Che c'è, SpongeBob? Hai bisogno di andare in bagno? No. Molto bene, allora... Ma sì, però... Vai pure, ti aspettiamo. Ok, adesso siete tutti pronti? Io sono pronto! Un momento, per favore, ho lasciato il rettino in bagno! Eccomi qua! Oh, scusa, cos'è che dovevo fare? Prendere il retino! È impossibile, ce l'ho qui! Che va bene! Uno, due... Fermo! Ho lasciato il fornello acceso! Dici, noi non abbiamo i fornelli! E allora che aspetti? Soffia nel fischietto! Li ho soltanto presi in prestito per preparare una specialità delle nostre parti! Il succo di zucchero! Il succo di zucchero? Succo di zucchero! Sì! Avanti, chi vuole leccarsi i baffi? Io! Allora, che te ne pare? Yuppie! Oh, non avevo mai provato una dolcezza sì! Diamo ora spazio al giovane Patrick! Mi sembra di vedere un'anguria marcia! Meno male che ho portato il mio spappola tutto! Mi sento tutto strano. L'inizio era buono, poi è diventato penoso. Poi più che penoso. Poi nuovamente è divertente. La tripla crosta proteggerà la torta e me da eventuali incidenti, eh? Ma non dai terremoti! Cosa? Grandiosa, Patrick! Il gabinetto aveva proprio bisogno di una bella lavata! Ma insomma, cosa deve fare un giovane esploratore per farsi mettere in punizione? Come osi gettare un fazzoletto per terra? Queste mancanze di rispetto verso il campo estivo! Ti sei macchiato di un grave reato, ragazzo! Devo metterti in punizione! Che bello! Evviva! Le manette, prego! Ecco, siamo arrivati. Ehi, SpongeBob, è arrivato un altro ospite. Beh, allora io vi lascio. Passo a controllarvi più tardi, ok? Ciao, amico.
Sono venuto a farti compagnia, sei contento? Noi due ci conosciamo? Sono io, Patrick! Strano, io ce l'ho già un Patrick! Ecco il mio Patrick! Lui è il miglior amico che ho! Pensavo di essere io il tuo migliore amico! Ehi! Soltanto io posso bisbigliare nei fori di SpongeBob, è chiaro? Tu! Senti un po'! Ammetto che forse tu sei più intelligente di me, che profumi più di me! Ammetto persino che probabilmente sei più bello di me, anche se è quasi impossibile! Ma sappi che SpongeBob è la mia spugna, hai capito? Patrick! Non far male a Patrick! Solo se lui la smette di essere così affascinante! Levati di dosso, Adone! Forza! Ora ricomponiti e combatti, razza di maggio, che non sei altro! Patrick, andrà tutto bene. No! No, 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 no! No, 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 no! Adesso non siete più in punizione! No, 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 no! No, 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 no! Avete sentito? Non siete più in punizione ormai! Fuori! No, 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 no! No, ciao, Patrick! Ciao a te, SpongeBob! Siamo stati graziati! Vogliamo andare? Cioccolata? Ok, mi avete convinto! Arriva! Patrick! È affondato come un trattore in una pozza di fango! È la regola più importante di tutte! È vietato andare sott'acqua! Superficie, per favore! Sto bene! Sto bene! No, ho sbagliato a parlare! Aiuto! Facilissimo! L'ho realizzato io stesso! Ma certo, ora si spiega ogni cosa. Purtroppo i ragazzi sprovvisti di un vero distintivo di nuoto possono accedere solamente... Che cosa? No! Ma io non voglio stare in mezzo ai pompanti! Per favore! Ok, se a te sta bene, ti insegnerò a nuotare! Sì! Devo riflettere. Potrei legarlo a una boa. No, o meglio di no. Potrei riempirlo di elio, per esempio. Impiantargli chirurgicamente un motore fuori bordo. No, troppo complicato. No, non ci pensare nemmeno. Ce l'ho fatta! Sono libero! Sono libero! Sono spacciato.
lontano dal mio supervisore, tu! Nessuno tranne me può ridurlo in bottiglia, ok? Tu mi hai salvato la vita, Patrick. Per forza! Te l'ho detto che avrei fatto tutto il possibile per esserti d'aiuto. Sai, Patrick, all'inizio pensavo che per colpa della tua idiozia ci avrei rimesso le penne. Invece, si sta rivelando un'esperienza molto, molto piacevole. Anch'io pensavo che ci avremmo lasciato le penne. Se un mese fa mi avessero detto che a quest'ora sarei stato qui con te a ballare tutta la... Cosa? Stiamo ballando! Veramente? Sono io che ballo! Tu mi segui e basta! Non hai capito? Vuol dire che le caviglie sono ristabilite! Yuhu! Finalmente! Ora possiamo far ritorno a Camp Coral! Vuoi tornare al campo? Certo che voglio, è il prima possibile! Pensavo che fossimo felici noi due qui! Beh, pensavi male. Ce ne andiamo! Ma io non voglio andare via! Io non ricordo di avere un'altra casa! Guarda, ho costruito questo clarinetto usando delle alghe! Ti faccio sentire come suona! No! Quelle alghe sono velenose! Ora si spiega il prurito alle labbra! Patrick, le mie caviglie! Un'altra volta! Oh, non so proprio come chiederti scusa! Vuol dire quindi che possiamo restare? No, non se ne parla nemmeno! Si torna al campo estivo, anche a costo di farmi portare per tutto il tragitto! Ok, va bene! Però teniamo il rifugio come casa vacanza, almeno! Magari riusciamo ad affittarla! Un monolocale in questa zona desolata? Buona fortuna! Ancora! Aspetta! Dai, vedrai che ci riusciamo, vedrai! Non ce la faccio più! Non riesco a fare un altro passo! Ecco! È la fine! È arrivato il nostro giorno! Moriremo qui nel mezzo di... Camp Coral? Che bello! Siamo arrivati! Ciao, ragazzi! Tutto qui? Ciao, ragazzi! Perché non avete mandato una squadra di soccorso? Sono stato intrappolato nel rifugio di questo clown per settimane! Una squadra di soccorso? Perché avremmo dovuto? Da quello che sentivamo, vi divertivate a giocare alla famiglia! Scusa? Ci sentivate? Non abbiamo mica i fagioli nelle orecchie! Eravate a 10 metri di distanza! Ma... Beh, almeno adesso possiamo fare un pasto decente. Su, andiamo. Magari c'è un piatto a base di terra. Siamo intrappolati qui dentro un'altra volta. Balliamo? Stavolta però conduco io. Oh!
Adesso pirueta! Conduco io! Le mie caviglie! Scusa!